perché ritengo che possa infondere tranquillità nella popolazione. Questa persona, unitamente ad altri complici che stiamo ancora in fase, in relazione ai quali siamo ancora nelle fasi investigative, ha commesso reati che hanno destato particolare allarme sociale. Proprio per questo motivo sono convinto che, insomma, questa operazione possa essere ritenuta di rilievo proprio per questo motivo. Sono in corso ancora altre ricerche per cercare eventualmente altri complici? Assolutamente sì, abbiamo già un'idea chiara di quello che è avvenuto in città negli ultimi tempi, abbiamo più o meno ricostruito tutti gli episodi criminali di questo tipo e siamo convinti che anche con, diciamo così, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che sta facendo un lavoro eccellente, riusciremo presto a concludere tutte le indagini che abbiamo in corso. Questo comunque rappresenta una tappa fondamentale per chiarire gli episodi che si sono verificati in città. Si può parlare quindi della presenza di una baby gang? Beh, dipende cosa intendiamo per questa, ecco, se noi ci facciamo riferimento a organizzazioni ben più strutturate e molto più violente presenti in altre parti del mondo, sicuramente no. Certo che in un contesto come quello di Mantova, questi personaggi, nonostante la giovane età, dotati di un curriculum criminale assolutamente non secondario, non di secondo piano, hanno seminato il panico e hanno creato non poco allarme nel nostro contesto urbano, insomma.